Lunga la battuta di Vasquez, 17-19. Andrea Raso, sostenuto dal pubblico che comincia a scaldarsi perché sente che il momento è davvero di quelli importanti, di quelli cruciali nella partita. Purtroppo la battuta è lunga. C'è un cambio, torna in campo il libero Anastasi col numero 8. Riceve Killen, alza Putini e Spagnol sfrutta la deviazione del muro per realizzare un ennesimo punto, 20-18. Anche la battuta di Marco Spagnol, carica potente ma fuori misura. Cambio per Lagonegro, entra Buongiorno, esce Pizzichini ed è proprio Buongiorno che si incarica della battuta. Concentrarsi quasi un rito, la battuta viene ben ricevuta e poi anche il contrattacco è amministrato alla grande da parte di Monica e la squadra sicura si porta al 19-21 ancora sulla scia di Lagonegro. Potrebbe essere il momento della svolta e dallo sguardo di Capelli si legge chiaramente l'intento di trovare tutte le energie a livello di concentrazione per poter piazzare una battuta quantomeno insidiosa, mettere in difficoltà gli avversari. Gli spazi del Palarizza vanno via via riempendosi, la spicciolata arrivano i vari tifosi. Purtroppo qui c'è un errore in battuta che quindi viene sanzionato dall'arbitro, punto per Lagonegro, 22-19. Putini, Zag, Spagnol, ricezione poco ortodossa ma efficace da parte di Lagonegro, ci riprova Modica e Capelli con una schiacciata potente a infrangere il muro di Lagonegro e punto ancora 20-22. Daniele Buzzi è il centrale che si incarica della battuta precisa, non particolarmente insidiosa, alza Stefano Chillemi, dopo l'alzata di Putini c'è un tentativo da parte di Raso che però non va a buon fine, lungo scambio, schiacciata ricezione del nostro numero 11, Chillemi la butta dall'altra parte con un bagger, poi il contrattacco ancora muro. Viene ricevuta la palla. Asenbacher dalla seconda linea ci prova Capelli. Riceve Lagonegro. Libero alza. Ricezione impeccabile da parte del numero 11. E poi un tentativo di pallonetta da parte di Chillemi. Ancora seconda linea per Capelli. Ricezione. E questo lungo scambio si chiude a favore del Lagonegro.
gesto di stizza da parte di uno degli atleti di Modica. È chiaro che la tensione è alta, soprattutto a questo punto del primo set. Solo 2 punti di distanza fra una squadra e l'altra, 22-20, comprensibile. Si gioca tanto sul punto di vista emotivo, quindi sta anche a Enzo Di Stefano riuscire a tenere unita la squadra e comunicare con loro. Time out. Sicuramente non una stagione facilissima, perché all'interno del girone blu non ci sono squadre neopromosse, ma tutte compagini che durante il mercato si sono rinforzate, compresa la Volley Modica, e sicuramente assisteremo a dei match avvincenti. Iniziare in casa può essere un vantaggio, ma c'è anche il peso di dover in qualche maniera dimostrare il valore di questa nuova squadra, e quindi è un misto di emozioni che quest'oggi saranno davvero da gestire. Si torna in campo e Lago Negro alla battuta. Riceve Capelli, alza Putini, ancora Capelli dalla seconda linea, la ricezione non resiste a questo attacco grintoso di rabbia, di decisione, e quindi 21-23. Il settimo giocatore in campo, il pubblico a sostenere la battuta di Putini. Chirurgica da parte di Putini, schiacciata di Lago Negro, che con il numero 5 Vaskelis sfrutta la respinta del punto e la palla finisce fuori, quindi set point per la squadra lucana. Il nostro libero che prova a ricevere, Putini alza, respinta del muro, ancora la palla dopo una schiacciata e una deviazione al muro finisce in tribuna, e Lago Negro ad aggiudicarsi questo primo set 25-21. Miracolosamente da Lucani, ma nella ribattuta, il nuovo attacco degli atleti modicani, non c'è nulla da fare per Lago Negro, 18-12. Sulla rete sono 13 adesso i punti per Lago Negro. Per l'Italia.
Lorenzo Piazza per la rinascita Lagonegro. Fuori, fuori di poco. Punto per Modica, 20-14. La battuta Killen. Alta la palla. Riceve libero. Pallonetto che non va a buon fine per Lagonegro e ci prova Spagnolo, ma questa volta fuori misura il suo tentativo di conclusione. Il turno di Armenante alla battuta, la battuta per Lagonegro. Lunga preparazione. Spagnolo prova la schiacciata. Questa volta è il muro. Lucano a ergersi, a respingere il tentativo del Modicano. E quindi punto ancora per Lagonegro, 20-16. La battuta. Buongiorno, subentra a Miscione. Numero 24 alla Volle Modica. Match point.
set point per Marco Spagnoli. Questo primo tentativo va a finire sulla rete e la palla passa nella metà campo di Lagonegro. Edvinas Vaskelis si prepara alla battuta. Riceve Capelli che poi si fa, chiama a sé la palla, ma la schiacciata viene ricevuta benissimo da Lucani. Putini alza e diagonale, non si fa pregare il numero 14 Marco Spagnoli ed è ancora lui. 25-18, secondo set, quindi va a Modica e siamo in perfetta parità. Pedro Putini, palleggiatore della squadra modicana, ha la battuta. Ci prova il numero 7, Lucano. Mirko Miscione sfrutta il muro. 18-16, ancora due le lunghezze di vantaggio su Modica. Si incarica della battuta Stefano Armenante. Battuta debole che viene recuperata dalla squadra modicana, poi riparte Lagonegro in modo impeccabile ed è punto sulla schiacciata del numero 5 Edvinas Vaskelis. Stefano Armenante. Vano il tentativo dei modicani di ricevere. Davvero una staffilata, un colpo secco e imprendibile quello dell'atleta Lucano, che torna alla battuta. Punteggio sul 20-16. Del numero 5 della formazione lucana, che ora prova la schiacciata, sfrutta il muro modicano e un nuovo punto per la rinascita Lagonegro. 21-16, time out da parte di coach Di Stefano per provare a rimettersi in gioco in questo terzo set. Dicevamo di questo nuovo incarico di Piero Turlà come team manager, intervistato dalle reti locali, ha detto che per lui non sarà semplice questo ruolo e non sarà semplice stare dietro una scrivania, così ha detto, anche se, come ben sappiamo, è sempre pronto a dare man forte pratica anche in campo, però è fiero di questa assegnazione, di questo ruolo che gli è stato affidato e della fiducia appunto della società nei suoi confronti. Si torna in campo. Battuta, si infrange sulla rete. 21-17. Cambio, torna in campo Spagnoli. Esce al momento il numero 3 modicano. Killen
Luciano smorza la schiacciata dei Lucani, poi ci prova Capelli che quasi fortunatamente passa la palla ai compagni, ma Lavonegro insiste, convincente l'azione dei Lucani, quindi un nuovo punto, 22-17. Roberto Mastrangelo si prepara per la battuta, la effettua, riceve Raso, poi la schiacciata Spagnol, anzi riceve che l'uomo la schiacciata Spagnol sulla ribattuta, convincente la schiacciata di Vasquez, è ancora punto, 23-17. Il pubblico prova a risvegliare da questo momentaneo torpore la squadra biancazzurra. Anastasi, Putini, Raso, ancora Putini, dopo la ribattuta del muro Anastasi, ci prova Capelli, invasione della squadra lucana, punto per i moricani, 18-23. Carmelo Tidona si appresta a battere per la formazione moligana, classe 2003. Ancora punto per Lagonegro, 24-18. Set point per Lagonegro, Capelli, Putini, Spagnol, ricezione lunga e fuori di Lagonegro, un punto che riaccende le speranze per quanto riguarda questo set di Modica, e alla battuta Marco Spagnol. Semplice questa ricezione da parte della compagine lucana, Putini alza, poi la palla si impenna dopo una schiacciata di Capelli e va a finire, si impenna sulla rete, va a finire fuori, il set è per Lagonegro 25-19, 2-1 il computo totale dei set, si va al quarto, in qualche maniera non vogliono rinunciare, dire la loro fino alla fine. Anche il dirigente Lucata, il presidente, prova a incitare i suoi. Di Franco ancora alla battuta. Che passa dall'altro lato con un po' di fortuna, poi Anastasi, Spagnol, la schiacciata viene smorzata dal muro, recuperata dal libero, riparte
la squadra lucana, Totini alza, Anastasin Bader, Capelli chiude un diagonale accompagnato dal boato del Palariz, 19-21. È ancora aperta la partita. Marco Di Franco alla battuta, ben piazzata, è un ace, tentativo non riuscito in tuffo da parte di Fioretti di recuperare la palla piazzata dal giovane Di Franco, e si va 20-21, cresce l'entusiasmo fra gli spalti. Franco batte, riceve in seconda linea il numero 15, che poi si incarica di schiacciare e chiude. Tentativo di Putini che disperatamente prova a tirarla su, molto forte la battuta. Rientra Chillemi a sostituire il bravissimo Di Franco, dignitosa la sua prestazione, direi soddisfacente. Ha dato un attimino la sveglia anche un po' alla squadra nel rientrare con il suo fresco entusiasmo e con i punti conquistati in battuta e in finalizzazione. Il punteggio è sul 22-20 e alla battuta Stefano Armenante. Riceve Capelli, alza Putini, ancora Capelli, il muro respinge, il libero smorza Capelli e poi schiaccia sul muro, la palla è al di qua della rete, punto, doppia, peraltro viene chiamata dall'arbitro, quindi punto per Modica che si porta sotto a un solo punto di distanza dalla Gonella, 21-22, e Andrea Raso. Carico della battuta, il suo turno, la piazza che spinge in palleggio la squadra di Montenegro. Putini riceve, Raso, alzata in bagher non precisa di Raso che favorisce in qualche maniera la costruzione del gioco di Lago Negro. Si va sul 23-21. Mirko Miscione, il capitano della squadra, prova a concentrarsi per la battuta, allunga la preparazione, batte, non particolarmente potente, riceve il nostro libero, poi è Spagnolo che prova a piazzarla, il muro poi smorza questo attacco di Lagonelli, è lo stesso Spagnolo a realizzare il punto 22-23. Lo stesso schiacciatore Spagnol, classe 2000. Battere Putini momentaneamente raggiunge compagni in panchina, entra numero 17 giudice, la battuta di Spagnol è fuori, 24-22. Lagonegro ha la possibilità di chiuderla con la prossima battuta,
Vasquelis è già a fondo campo, è pronto. L'arbitro dice che si può ricominciare, si può ripartire. Riceve Modica. La schiacciata di del numero 11 non va a buon fine, ma ci riprova adesso Spagnol, che con tutta l'energia dei suoi 23 anni e la convinzione di chissà che quest'oggi ha fatto un'ottima partita, realizza un nuovo punto, 23-24. Riccardo Capelli nelle mani il possibile pallone che può portare sul 24 pari la squadra di Modica, sospinto dal pubblico di casa. Riceve Lagonegro, respinge lo stesso Capelli e Putini in seconda fila, schiacciata convincente di Spagnol, viene ripresa dal numero 15 Modicano. Attenzione, la palla fuori campo viene recuperata, ma troppo tardi da Putin. La partita si chiude con il 3-1, 25-23 il parziale di questo quarto e ultimo set. Si festeggia nella metà campo lucana, ma possono essere, direi, ben soddisfatti i dirigenti e tecnici della Volley Modica, perché la partita di oggi, direi, che ha dato dei buoni segnali di una squadra che sicuramente promette bene, che oggi non aveva un compito senz'altro semplice di fronte a una retrocessa dalla Serie Maggiore, che, come abbiamo più volte detto durante questa cronaca, ha tutte le intenzioni di ritornare su. Quindi, se questo doveva essere un ennesimo banco di prova, senz'altro il bilancio non è negativo. Un set vinto, ma anche del bel gioco e un'ottima coesione di squadra che fa ben sperare per la prossima partita, domenica prossima in trasferta. A tutti voi auguro buona serata e alla prossima.